In via Zocco, all'ingresso della casa di riposo Cremona Solidale, l'ingresso è vietato ai parenti e ai visitatori. Il provvedimento è stato preso dal Consiglio d'amministrazione, d'accordo con l'amministrazione comunale, le strutture sanitarie del territorio e sentito il parere dei propri medici. È una misura di cautela per la popolazione anziana, particolarmente fragile e quindi esposta al Covid-19. Dunque le visite a Cremona Solidale e in diverse altre case di riposo non si possono più fare, tranne casi eccezionali, di volta in volta. Concordati con i responsabili e i medici. Per sapere come stanno i propri familiari ricoverati, ci si deve accontentare delle informazioni che vengono date dai dipendenti del reparto. Resta attivo il servizio di consegna e ritiro della biancheria. Cremona Solidale, inoltre, ha chiuso i centri diurni integrati e le attività ambulatoriali fino al 9 marzo, in attesa che siano testate le procedure di cautela. Restano garantiti solamente i servizi domiciliari. I familiari degli anziani ospiti, da parte propria, hanno accettato il divieto di visita loro imposto, comprendendo il grave stato di necessità causato dalla facilità con cui si trasmette il coronavirus. Sono misure di sicurezza che credo siano giuste, anche perché qui sono tutti pazienti anziani, quindi molto più a rischio. Va bene così, ci dispiace non vederli, però aspettiamo. Siamo tutti un po' spaventati, però vabbè, speriamo che passi. Siamo ottimisti. Sempre essere ottimisti. Purtroppo la mancanza dei familiari si sente perché non possono incontrarli e quindi li mandiamo a salutare dagli operatori. C'è da augurarsi che l'ospizio magari dia il permesso di entrare magari una persona alla volta a visitare i familiari, ma penso che la settimana prossima sarà ancora chiuso, con dispiacere dei genti. Sono molto contenta della protezione che gli danno, non potrebbero dare di meglio, penso. Questa è la mia impressione. Certo, come parenti siamo un po' disagiati, però se pensiamo che per amore si può proteggere, proteggiamo. Ho mia mamma che è nei mini alloggi protetti al 2000 e devo consegnare i farmaci. Sa come sta la sua parente? Sì, per fortuna mia mamma è in grado di gestire un cellulare, le telefono tutti i giorni e sta abbastanza bene.